Bentornati. Nuova sconfitta per l'MSP che ancora non ha trovato la prima vittoria in campionato. Il momento negativo continua per Mr. Brunetti e i suoi ragazzi. Andiamo nel frattempo a scoprire chi saranno i nuovi innesti per la squadra. Cominciano i provini. State con noi e vediamo che succede. Direttamente da Napoli, signori. La grandissima voglia. Ah, ma aspetta, aspetta. Devi fare anche te il provino? Io sono il procuratore. Ah! Mi assistite. Allora, sei pronto per questo provino? Abbiamo parlato tutto il tempo di questo in treno, quindi sono emozionato. A parte che vogliamo vedere un po' le differenze. Non hai dormito? Sembri un po' addormentato. Guarda che il mister vuole giocatori svegli. Mister vuole giocatori svegli. Devo posare un po' anche, infatti. Posare un po'. Dai, faccio posare così in macchina. Venite. Poi andiamo a casina. Ah, benvenuti in casa Pirlas. Com'è? Quante cose si possono rubare? Quello va vinto, mi sa. So. Come va vinto. Fare pallone d'oro senza vinto. Al massimo del livello rotto. Sì, questo qua lo potete prendere. Adesso, signori, adesso faremo un bel pranzo. Stiamo già per preparare la tavola e poi direttamente all'allenamento. Signori, ci siamo. Stiamo andando ufficialmente all'allenamento. Un po' d'ansia. Un po' d'ansietta. Adesso sta iniziando a salire l'ansia. Sì. Te l'ho detto già a te, però non l'ho mai detto avanti alla camera. Non vedo l'ora di vedere Goiormella dal vivo. Lo voglio vedere, lo voglio testare. Ah sì? Lo voglio testare. Sì, curioso di vedere il nostro bomber che ancora non si è sbloccato. Però non si è sbloccato ancora. Ancora no, perché abbiamo avuto un po' di difficoltà, come vi ho già. Può essere che ha bisogno di un crispo sfida per sbloccarsi. Ah, non lo so, va bene. Non glielo dite, lo deve scoprire voi. E qua abbiamo invece il cugino. Il procuratore. Il procuratore. Decido io. Signori, non decide il mister, non decide il Brescia, decide lui, il procuratore. Oggi sarà una bella prova per Crispo. Vediamo se è all'altezza di questa MSP. Facciamo guidare Pierre, perché anche Pierre vuole venire a vedere questo allenamento di Simone, siccome l'anno scorso ha provato la categoria. Ci sono già passato, quindi so cosa ti aspetta. Con un mister diverso, però... Mi auguro che becchi un allenamento più tecnico, perché quando l'ho fatto io il provino ho beccato 90% dell'allenamento corsa, ok? È stata una faticaccia, quindi ti auguro di beccare meglio. No, guarda, oggi è martedì e di solito il martedì si corre. Il primo allenamento della settimana, no? Quindi si corre sempre, dimmelo. Quindi si corre, vediamo. E scrivete nei commenti e andiamolo a scoprire. Let's go! Ci siamo, signori! Ci siamo. Com'è? Bel campo, eh? Bel campo, sì, bello e lungo. Strettino, però ci sta. È bello. Qui giocate in casa, eh? Eh sì, qua giochiamo in casa. È bello, però sì, ma ci dobbiamo muovere perché mi sa che. Mi ha fatto tardi? In serie sì. Andiamo. Ciao, tu sei tu? Ciao, Simone. Ciao, piacere. Giuseppe. Ciao, sì, Roberto, ciao. Signore, appena conosciuto il mister dell'MSP, eh? Allora, Simone, sei negli spogliatoi ufficiali dell'MSP. Ho sempre visto in video queste cose, quindi... Com'è? Beh, c'è un po' d'emozione. C'è un po' d'emozione. Andiamoci a cambiare. Siamo... Scarpette da ginnastica, perché qua si fanno le cose serie.
siamo. Scarpette da ginnastica non è un buon segno, eh? No, non è proprio un buon segno, però corri, va. Bravo, vai. Abbiamo due lavori, un lavoro ad alta intensità su a lungo recupero difensivo in tutto forte e qualche cambio di direzione. Adesso ve lo mostro, sono i cinesini che vedete qua per terra. Forte, forte, forte! Vai! 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 Attivo, attivo, aumenta un po', quella è una camminata, aumenta un po'. Bravo! Bravi! Molto bravi! Veloce, forte! Forte! Vai! Fatti come qua? Forza partite paralleli, ogni giro. Guarda, siamo solo all'inizio. Arriva sull'arancone. Ah, ecco. Vai esterno. Abbiamo gli ultimi 6 minuti di riposo. Vai, parto basso. Da quello che ho capito, questo era il riscaldamento. Guarda quanto sono sudato. Ah, non era l'allenamento completo questo? No, no, ora si corre, ora si fa la parte aerobica. Ok. Va, iniziamo bene. Bello però, bello. Allora, in questo momento Simone sta facendo allenamento con la squadra. Simone ha giocato quando era, diciamo, un po' più piccolo, ha giocato anche con Napoli. E purtroppo è stato scartato perché ha avuto problemi, tra virgolette, di altezza. Quindi Napoli in quel momento lì prediligeva dei giocatori magari che fisici. Però da lì in poi comunque ha giocato in categorie, diciamo, un po' più basse, in juniores, eccetera, eccetera. E ora ha ripreso un po' la passione, anche nonostante comunque l'età di 24 anni. E ora è salito in seconda categoria con la sua ex squadra. E ora è venuto qui a fare questo simil provino per la squadra. Allora, il ragazzo, ci siamo informati un po', è un ragazzo valido. Dopo, come hai detto te, l'altezza, noi l'altezza non la guardiamo. Se il ragazzo è valido e come ci hanno parlato, non c'entra niente l'altezza, perché può essere 1,90 ma non sai giocare a calcio, non cambia niente. Il ragazzo tecnicamente mi hanno detto che c'ha voglia, 24 anni non è un ragazzo arrivato, è già un'età che è 24 anni, sei ancora in quella fase che puoi migliorarti, giocare. Noi su di lui ci contiamo, vediamo un attimo e spero che venga qua con noi. Vediamo un po' il provino come va. Come va, dopo il mister decide e vediamo un attimo. Signori, e ora si corre ancora. Simone non ne può più, però questa è l'MSP, questa è la promozione. Allora Simo, come sta andando questo provino? Allora ti dico, parte atletica, diciamo, andata. Parte atletica andata tosta. Tosta, tostissima, cioè, si corre di più. Si vede che si vede che comunque, a parte guarda quanto sto sudato, ma comunque si vede che il livello qua è comunque da promozione. Siete un bel gruppo, posso dire, siete veramente un bel gruppo. Soprattutto siete ben strutturati, vedo due mister, il preparatore atletico, il che rende tutto più bello, diciamo. Dai, mo tocchiamo un po' il pallone, senti. Va bene, andiamo a fare un po' di parte, diciamo, un po' sesso attivo. Let's go. Signori, lasciate like per Giorgino.
Un commento a caldo? Commento a caldo, speriamo bene, dai. Ci stiamo preparando con tanto entusiasmo. Vedrete che ci saltiamo fuori, dai. Domenica arriverà la vittoria o no? Certo che sì. Bene. Certo che sì. Carica, carica. Ce lo godiamo, poi ce la facciamo, dai. Va bene, grazie. Siamo pronti? Volo, siamo, dai, via, volo. Uno, andiamo, rapido. Vai, bene, bene. Due, bene, volo. Bene, bravo, via, uno, due. Vai via. Bravo. Bravo, uno, bravo. Signori, sta per iniziare la partitella. Vedremo se Simone è adatto all'MSP oppure no. Iniziamo. Bravo! Signori, finito l'allenamento. Il gol Simone l'ho fatto. Attenzione. Era destino. Cioè l'attaccante l'ha lisciata, l'ho presa. Esordio in promozione con gol. Bravissimo Simo. Oh, faccio i complimenti un attimo, posso? Veramente siete un bel gruppo, super organizzato, super competitivo, perché anche durante la partita era come se fosse domenica, capito? Forse questo manca un po' a noi, magari perché siamo in qualche categoria più bassa. Questa aggressività, questo agonismo di gioco è veramente la cosa più bella al mondo, quindi vi faccio i miei complimenti. Grazie. Poi vabbè, parlerò anche col mister perché... Sì, e adesso andiamo a chiedere il resoconto al mister, che è colui che poi decide e che conta insieme al DS. Però io voglio fare complimenti anch'io a Simone. Grazie, veramente un grande allenamento. Ho preso un allenamento tosto, devo dire. Sì, perché c'è stato un po' di tutto. Abbiamo fatto parte aerobica, parte diciamo di possesso, abbiamo fatto la partita alla finale, sicuramente un bel allenamento. O no Simo, come l'hai visto? Simo si vede che c'ha quel tocco, infatti ha fatto il gol. Posso dire,
per la seconda categoria è veramente sprecato, eh. Per la seconda categoria è veramente, veramente sprecato, eh. Secondo me, ragazzi, se si mettesse a regime con noi, secondo me potrebbe fare grandi cose. Potrebbe fare grandi cose, chi lo sa. La 9 potrebbe essere veramente sua, eh. Un attacco con lui e Gogliormella potrebbe essere veramente un bel attacco. Ah, non a caso gli ho dato la 6 mia, perché è la 9. Parlo fortuna. Adesso però andiamo a sentire il mister. Andiamo. Cosa ne pensi di questa 9? Sono curioso. Sei curioso? Andiamo. Bene, signori, siamo qua con mister Brunetti, che ha visto, diciamo, un provino di Simone. Chi meglio del mister potrà dire come è nato Simone? Allora, innanzitutto ha avuto un esordio con gol, quindi anche se in partitella, e questo per un attaccante, anche se ho già giocato, diciamo, un po' sacrificato sull'esterno, questo non guasta mai. Quindi ha già fatto gol, e per una squadra che in questo momento in 6 partite ha fatto soltanto un gol su movimento, insomma, chissà, potrebbe anche, come dire, essere un inizio di un qualcosa. Adesso ovviamente dopo la prima seduta ancora è prematuro, però ci sono anche, come dire, gli auspici per un qualcosa di appetibile. Molto bene. Simo, come hai visto questo allenamento del gruppo? No, già come ho detto prima, vi faccio i miei complimenti per l'organizzazione che avete, per la quantità di persone, di personale che avete, cioè il secondo mister, proprio il preparatore atletico, il mister dei portieri, poi soprattutto per l'intensità che ci mettete durante l'allenamento, anche durante una semplice partitina oppure durante il possesso, che possiamo chiamarlo un mezzo torello comunque, anche durante quel possesso c'è un'intensità altissima. E questo comunque, posso dire, non si vede molto nelle categorie basse campane. Ci facciamo un in bocca al lupo tutti noi, speriamo. Sam, grazie mille bene. Per l'invito, perché comunque per venire a fare il provino qui sono stato un po' raccomandato, no, mister da Camale? Quindi grazie mille per questa raccomandazione, mister. Sicuro. Grazie per grazie l'allenamento, veramente. Come abbiamo già detto, è il primo di altri che magari potrebbero servire appunto nella nostra squadra, e vi faremo sapere del resoconto se sarei preso oppure no. Va bene, un bel messaggio, oppure, aspetto. Oppure chiamata. Sì. Vai. Oppure deciderai te se vorrai rimanere con noi oppure no. Lo scugnizzo. Ti ringrazio, ciao, mister. Grazie. Ci vediamo prossimamente. Signori, andiamo a chiedere a Marco Bertan com'è andato. Marco, come avete visto questo ragazzo campano dalla seconda categoria? Posso rubarvi un attimo tutto questo? Tutto tuo, se vuoi. Dai, ne approfitto. Mentre... I due più vecchi della squadra, più saggi. A Napoli non ci sono queste tecnologie. No. No, secondo me dai bene, considerando che oggi si è beccato anche un allenamento un porca po' troia. Un po' pesantino. Vabbè, gli 800 sono un must qui a Monte San Pietro. Mamma mia, ho visto che sei attaccante. Ci provo. Ero attaccante, adesso è arrivato il cambio, così posso smettere, così posso smettere finalmente. Bene, signori, quindi lo tesseriamo. Ah, quello dopo una scelta. Punto di domanda, la prossima puntata, non è che possiamo dire tutto quello che è. Infatti, scrivete nei commenti. Questo è il primo provino, no? Eh sì, questo è il primo. Quindi bisogna vedere tutti gli altri, scegliere. Cioè. E infatti, hai ragione. Ci sarò anch'io, mi sa. Infatti, ci potrebbe essere il ritorno di Gnabry col nuovo mister, perché con lo scorso mister è andato tanto bene. Magari col nuovo mister. Vedremo come sarà. Detto questo, signori, finisce qua questo meraviglioso provino di Simone Crispo all'MSP. L'ho fatto venire direttamente da Napoli, direttamente dalla terza categoria campana che ha fatto l'anno scorso. Un bel salto, terza categoria, promozione, un bellissimo salto. Però ti dico che la mia bel sito dell'anno scorso, guarda, forse se la gioco. Io anzi, c'è una cosa, quanti like devono arrivare per una grandissima sfida MSP contro bel sito dell'anno scorso? Wow, 30.000 like e facciamo 30. Bel sito contro MSP. Beh, scrivete già nei commenti. Guarda, secondo voi chi vince. Detto questo, Simo, complimentoni. Sam, ti ringrazio per essere venuto. Un onore. Ragazzi, il verdetto verrà detto, diciamo, più avanti, a meno che Simone non decida di prendere altre strade, chi lo sa, andatelo a scoprire nei suoi video che usciranno sul canale. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al mio canale, ma soprattutto al canale di Simone, perché deve crescere sempre di più. Appena raggiunto il traguardo dei 100.000 iscritti, spero per te che tu raggiunga i 200, 300, 500.000 fino ad arrivare a 1.000.000. Grazie, perché sei veramente un ragazzo d'oro e te le meriti. Grazie, anche quindi mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale di Simone. Detto questo, vi ringrazio per questo splendido episodio. Fateci sapere come ha giocato Simone e secondo voi, soprattutto, se Simone potrebbe giocare come 9 in questa squadra. Secondo me sì.
fatemi sapere il vostro parere e ci vediamo al prossimo video. Dall'MSP è tutto, da Simone Crispo è tutto. Speriamo che tu possa rimanere con noi o... Ma guarda, ci penso, vediamo un attimo le varie proposte. Dall'MSP è tutto, fatemi sapere chi volete nel prossimo preview. Ciao! Di noi invece, che è la cosa più importante, cosa vorrei? Vorrei che ripartissimo quello che voi non ve ne siete neanche resi conto, secondo me, benissimo, che siamo riusciti a fare fino al 65esimo. Non lo stavate neanche accettando bene, che invece, secondo me, per quella tipologia di domenica era già un qualcosa che noi, secondo me, non stavamo sbagliando come forse voi pensavate, ok? E da là si deve ripartire. Perché oggi è vero, il campo è diverso, che è giocato sul sintetico. È vero che noi fino ad oggi sul sintetico abbiamo proposto una qualità di gioco, non dico buona, ma mai inferiore all'avversario finora in quelle due partite, almeno pari all'avversario, se non forse anche qualcosa in più, ma non è detto che oggi, ve lo ricordo, oggi possa riuscire. L'intento, il lavoro iniziale e di mentalità è quello. Ma non tolgo niente delle cose che vi ho detto sulla domenica scorsa, che noi siamo chiamati a fare risultato, non a fare risultato tramite l'80% di possesso palla, tramite gol che vengono dopo 7-8 passaggi, no. Quelli sono fattori che una squadra può avere anche nel DNA e scoprire anche di non averli. Dallo stadio di Ponte Rivabella un buon pomeriggio dai Matosci Live, MSP. Contro Val Santerno 2009, la terza giornata di campionato, un MSP che è ancora alla ricerca della prima vittoria in questa stagione, ma andiamo a vedere subito la difesa con Pechini in porta, Traina, Bertan, Dal Monte, Don Vito, poi Samuel, Rota, Inek, Galli e Bartolini, Gogliormella là davanti. Si comincia con un lancio direttamente fra le braccia del portiere del Val Santerno. Calcio d'angolo, battuto velocissimamente, un po' distratta la difesa giallo-blu. Ed è una traiettoria pericolosissima. Parte il rilancio profondo, colpo di testa da parte della difesa di Bertan, mancato. Allora è ancora Val Santerno che prova ad andare dentro l'area di rigore, al limite. Parte la conclusione sul primo palo, Pechini! Due volte Pechini, miracolose, poi è stato chiamato un fuorigioco, ma Pechini... Rimessa laterale, difesa altissima dell'MSP, ne prova ad approfittare il Val Santerno sulla tre quarti. Ancora che punta l'uomo, traina su di lui, arriva anche il raddoppio di Samuel, un po' timido. E allora insiste sull'out di sinistra, il cross in mezzo, Pechini, decisivo, dentro l'area di rigore, però non è finita. Parte la conclusione di Balli, ed è 1-0 al decimo minuto, conclusione potentissima da due passi. Ed è 1-0 Val Santerno che va ad esultare sotto il proprio spicchio di tifosi. E qua però la difesa dell'MSP ha dormito e non poco. Messa laterale, fotocopia di come scaturito poi il primo gol. Gogliormella prova a lottare, Samuel arriva, vince il contrasto e mette questo pallone per... Ancora Val Santerno, ha provato a reagire l'MSP, ma siamo già da questa parte. Cross in mezzo, ancora una volta. Provano a dialogare ancora con gli Ormelle, Bartolini che scatta sul filo del fuorigioco. È tutto buono e poi viene anticipato e sarà rimessa laterale in zona d'attacco. Battuta dentro l'area di rigore per Samuel che prova la rovesciata, poi allontana la difesa. Attenzione, arriva a Rota con il mancino. Facile però per il portiere del Val Santerno, si rimane sull'1-0 al sedicesimo. Samuel, cerchio di centrocampo, ritmo blando questo dell'MSP, piazzata la difesa del Val Santerno, però riesce ad andare sull'out di sinistra con questo cross a cercare Gogliormella, deviato e si addormenta fra le braccia del portiere. Sempre Samuel sul punto di battuta, cross sul secondo palo, non la prende nessuno, l'arbitro indica che sarà calcio di rinvio. Val Santerno che prova a riaffacciarsi con questa conclusione velleitaria. Prova a girarsi, attenzione, è solo, attaccato da due difensori, cross in mezzo e che salvataggio se non vado errato di Dal Monte sulla linea, pazzesco veramente.
ancora il Val Santerno che sta provando ad insistere per cercare il 2-0. Questa volta una conclusione da lontano debolissima. Ancora l'MSP con Bartolini che vince il contrasto. Gran pallone per Gogliormella sul filo del fuorigioco, che in effetti c'è. E allora si riprenderà con un calcio di punizione. Bartolini, colpo di tacco. Gogliormella prova a girarsi col destro sul fondo. Gogliormella col piede debole. Samuel alla mezz'ora prova a far ripartire i suoi con un esterno, con una trivela interessante per lo scatto di Gogliormella, che riesce a fare questo pallonetto che esce di pochissimo. E si spiegano anche portiere e difensore del Val Santerno, perché qua Gogliormella stava sfruttando questo regalo. Parte la conclusione dentro l'area di rigore, sfiorato l'attaccante del Val Santerno. L'arbitro dice non è calcio di rigore, allora si riprenderà con il pallone a Pechini. Rota prova a scambiare con Samuel, lo fa benissimo, sempre il numero 8, grande pallone di Gogliormella, sempre Rota dentro l'area di rigore, ha provato un guizzo. Cross dentro, poi arrivano sempre i giocatori in rosso che provano questa conclusione da fuori. Finisce il primo tempo 1-0 per il Val Santerno, gol di Bali al decimo minuto. L'MSP deve fare molto, ma molto di più nel secondo tempo. Ancora una sventagliata dei 30 metri. Sempre il Val Santerno che arriva sulle seconde palle. Lato corto dell'area di rigore, siamo dentro l'area di rigore, prova a puntare, cross basso, Pechini. Chiama uno schema, Inek pensa anche alla conclusione, effettivamente uno schema sul secondo palo, però impossibile da domesticare questa sfera. Ora sull'auto di sinistra incontenibile il numero 7 del Val Santerno, dà uno sguardo in mezzo sul secondo palo ed è 2-0. MSP ancora una volta colta impreparata da questi cross, ha vinto di nuovo l'uno contro uno sulle fasce la squadra in rosso. E sul secondo palo è un gioco da ragazzi per Bali mettere il 2-0. MSP un po' scarica sulle gambe, si lotta al centrocampo. L'MSP deve assolutamente trovare il ritmo nella fase offensiva, lo prova a fare adesso con Samuel. Ecco servito Gogliormella che punta l'uomo, è lui che deve accendere la luce nell'MSP. Gogliormella, parte la conclusione, non era male, bravo. Parte Samuel in mezzo all'area di rigore, anticipato ma si rimane di lì con lo scambio sull'auto di destra. Sono rimasti tutti dentro i saltatori, arriva il cross puntuale a cercare Bartolini, anticipato però dalla difesa del Val Santerno. Poi Samuel, attaccato da un uomo, gli portano via il pallone e allora sarà contropiede per la squadra in vantaggio per 2-0. Prova ad andare con l'esterno, ancora per lui, il numero 7 del Val Santerno 2009. Va dentro, rientra, dà uno sguardo in mezzo, poi stremato anche lui, prova a riproporsi, ma stavolta Bartolini preso in controtempo. Allora Samuel in mezzo al campo, è lui che deve dettare i tempi. Mancano 20 minuti. Inek a qualche metro se lo prende tutto. Poi il cross in mezzo, facile la lettura della difesa che però regala un corner. Sempre Samuel in mezzo all'area, le hanno prese tutte i difensori del Val Santerno. Poi ancora Inek, murato. Cross ad uscire, sempre Val Santerno, ancora il Val Santerno sulle seconde palle, veramente devastante oggi la partita dal punto di vista agonistico della squadra in trasferta che ora va dall'altra parte. Attenzione, è 2 contro 1, la possibilità dentro l'area di rigore, si è un po' defilato, parte un tiro, cross, arriva al 3-0 il Val Santerno. E poi però viene fischiato un fuorigioco, direi cioè, ci sarà da discutere assolutamente. Parte la conclusione, sfiorato il 2-1. Bartolini, gran palla, poi la conclusione. Fuori di molto, mancano 3 minuti, l'MSP è sotto di 2 reti.
ancora Bartolini, prova a girarsi. Poi deve arrivare Samuel a gestire questo pallone, se lo allunga, poi diventa buono per il numero 9, Bartolini, che tira però pianissimo. Ancora la grande giocata al limite dell'area, poi pallone dentro e sarà corner per gli uomini in rosso. Buco totale della difesa dell'MSP da parte di Inek. Allora il VAR Santerno ne prova ad approfittare, deve uscire Pechini con questo campanile. Rinvio e arriva il fischio dell'arbitro. 2-0 per il VAR Santerno sull'MSP, prestazione deludente degli uomini in giallo-blu. Un saluto e ringraziamento da parte di Ematoshi. Signori, purtroppo altra sconfitta per noi, purtroppo la ripresa che avevo fatto post partita subito dopo ieri è stato perduto. Partita molto sfortunata per noi, nel senso che alla fine sì, abbiamo preso gol, quindi è colpa nostra, è merito nostro se siamo stati disattenti e se ci siamo fatti colpire e abbiamo fatto segnare questi due gol, ma diciamo siamo stati anche meno fortunati nella realizzazione, perché abbiamo avuto due o tre occasioni potenzialmente valide che non siamo riusciti a sfruttare. Forse questo ci sta un po' mancando da questo inizio di campionato, ovvero la concretezza e la realizzazione poi delle nostre occasioni. Ci lavoreremo in settimana anche col mister e quindi cercheremo di sistemare un po' il tutto. Ragazzi, ve l'ho detto, un campionato piuttosto, non è semplice, non sarà semplice tutto questo cammino. Partivamo da delle buone basi, partiamo da delle buone basi e dovremo cercare di lavorare di più se vogliamo ottenere un risultato utile per il nostro cammino, per il nostro percorso. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere come avete visto questo episodio, fatemi sapere anche come avete visto il provino di Simone Crispo, se vi è piaciuto e lo vorreste in rosa all'MSP. Lasciate un like, lasciate un commento e ci vediamo in un prossimo video. Forza sempre MSP, credete in noi, perché riusciremo ad accentrare il nostro obiettivo, lavoreremo più sodo, lavoreremo duro e ce la faremo. Dall'MSP è tutto, ci vediamo al prossimo video. Let's go!